Oddio, ma chi è quel mostro? Oh. Ecco un volto che pensavo di non rivedere. Se fosse stato più saggio, se ne sarebbe rimasto a dormire invece di farsi soggiogare di nuovo. Che stupido, non sei d'accordo? Minchia. Che è la waifu vampira? Marcus, Marcus, mio re. Ma non è sua moglie. Mio re, sei tornato. Mio re, mio amato. Questo castello di defunti era la nostra casa. Non bastano i secoli per affievolire i sentimenti umani? Oppure sono i suoi a essere stranamente forti? Penso la seconda. Immagino che solo un uomo davvero tenace lotti per il suo regno anche dopo essere diventato un cadavere. Ah, quindi lei è la mia waifu? Minchia. È bravo Marcus. È bravo Marcus. Allora, salviamo. Oddio, ho utilizzato Oddio, ho utilizzato tutti gli slot. Vabbè, e ricominciamo dal primo. Ricominciamo dal primo. Oddio, che è? Come si chiamano queste piante orribili? Come osa infestare il mio castello con delle piante così disgustose? Vi ordino di attaccare questi obbrobri nel bocciolo. Cosa? Vuoi che li eliminiamo? Ok. Quindi posso colpirle nel bocciolo. Non c'è più spazio nella borsa. E Ale. È vero, mi sono dimenticato che effettivamente mi serve. Vabbè. Bracciale con perle. Che ovviamente era quello della difesa. Ah no. Quello dell'abilità. Oddio, abilità in realtà. Dovevo fare visita al magazzino e svuotare un po' lo zaino, effettivamente. Sono pieno di roba. Ok, facciamo così. 50 legname, minchia. Tra l'altro qua sono bloccato. Ah, ecco, devo attaccare qui il coso. Il rescheletro. Sono super curioso. Che bello però. Sharp antisigillo. Che cos'è la sharp antisigillo? Aumenta molto la resistenza al sigillo delle lenti. Quindi qua ci sono quelli che mi bloccano gli attacchi magici. 50 legname. Allora, qua cosa c'è? Madonna mia, è pieno di roba qua. Non c'è più spazio nella borsa e vaffanculo. Allora, questa qua, runa dell'oscurità, la possiamo togliere. Anche la runa del fuoco. Minchia, runa della magia arcana. Questo è magia aumentata più 15%, è tantissimo. Qua non c'è nulla. Ah, qua c'è il fiore. Trucciolo di albero sacro, questo mi serve. Ecco, qui c'è l'altro. Ah, cosa? Almeno questo. E ora dobbiamo andare di qua e saliamo. Salvataggio. E
Perché sto salvataggio? Cosa mi volete far fare? Allora, lì ho visto che c'era un forziere, quindi andiamo. Anche lì forse c'era un altro forziere. Runa della carica SP. Minchia, questo potrebbe essere ottimo. Di lì c'è un altro forziere. Libro sbiadito capitolo 9. Questo è ottimo. Una rarità. Poi qui c'è un altro forziere. Non c'è spazio nella borsa. Vaffanculo. Vabbè, sprechiamo qualche pozioncina. Lo so. Bracciale mistico. Mi piace come suona. Aumenta di poco il valore dell'armatura. Minchia, è difesa. Praticamente difesa magica più armatura A. Lo posso mettere a lei. Tanto ormai soldi, credo che non ne ho bisogno più di farmarne. Sono quasi a 1.000.000 di baca. Direi che sono più che sufficienti. Il milioncino direi che è più che sufficiente. Legname. Lì c'è un forziere, l'ho visto, non vi preoccupate, non mi sfugge nulla. E non c'è più spazio nella borsa. E vaffanculo. E dai, scartiamo le pozioni. Bracciale turchese. Emana molta forza. Minchia, MP più 100. Questo è tanta roba. Aumenta 2 il recupero di ASP per turno. Madonna, questo è fortissimo. È fortissimo. Ma il problema... scattiamo altre pozioni. Che vi posso fare? E che vi posso fare? Ecco, qua dobbiamo distruggere il fiore per fare l'albero. Ci vuole il frutto. No, mi colpisci. Dice, voglio. Allora, aspetta, ma da qua però non ci possiamo andare. Ah, attenzione, c'era un altro fiorellino qua. Bracciale. Avevo letto Tarzanelli. Emana molta forza. Ah, vedi che aumenta l'attacco magico. Vabbè, sì, aumentare l'attacco magico, oddio. Lo possiamo dare a lei, effettivamente. Lo possiamo dare a lei. Sì, sicuramente si intende quello con Tarzanello. Sì, se ti sei messa... Se hai capito, allora sì, probabilmente è lo stesso Tarzanello di cui stiamo parlando tutti. Si chiama Tarzanello per un motivo. Un altro salvataggio qui, non mi piace sta cosa. Se non sapeste che cos'è il Tarzanello, me lo dite, che ve lo spiego volentieri. Però aspetta, lui così mi fa scendere di sotto però, perché... vedi? Sì, mi fa scendere di sotto. E se è da qui si sale. Ok, e allora mi devo spostare qua... Devo spostare, diciamo, in linea con l'ingranaggio. Ok. E ora che devo fare? Devo cambiare. E ora vado dall'altro lato, giusto? Sì. E ora che faccio? Ha invertito gli ingranaggi. Osservate la massima espressione dell'ingegneria meccanica. Se non lo sapete, me lo dite che ve lo spiego. È una spiegazione anche molto scientifica, molto... molto tecnica, quindi è giusto che si faccia anche un po' di cultura sul mio canale. Ecco, e ora dobbiamo farci portare dall'altro lato.
Ora poi lì si rigira. E praticamente rifacciamo la stessa cosa, però al contrario da sopra. Qui ci sarà un forziere, vero? Ah no, guarda, qua si può cambiare. Ah no, vedi, da qua non mi ci fa andare perché prima devo cambiare gli ingranaggi. Ok. Ora qua mi fa cadere. Ecco qua. E ora al contrario. Ok. Mi stava scavazzando la testa. Ma quindi scusami, ma se vado di qua non cambio nulla. Perché, cioè, se vado di qua qual è lo scopo? Ah, perché là c'è il forziere. È là sopra il forziere. Ah, ho capito qual è lo scopo. Ovvero che io salgo di qua, mi faccio cadere giù da qua, vado di qua e lì sul tubo c'è il forziere. Minchia, non l'avevo notato. Non l'avevo notato. L'ho notato ora. Ecco. Non c'è più spazio nella borsa. E tua mamma, lo so io dove lo metto lo spazio nella borsa della tua mammina. Bracciale di rubini. Rubini, cos'è l'attacco fisico? Sì. Minchia, più 30 di attacco fisico, è tantissimo. Ma io quasi quasi lo do a lui. Che me ne fotto della resistenza fisica, tanto se l'ho sciotto. Ciao Fred. Cazzo me ne frega se intanto gli spacco la testa. Vabbè, ora sono di nuovo senza... Ah no, sì, qua ho sbagliato, non posso fare altrimenti. Devo andare di qua. Dai, fammi passare. Ok. Qua scendi. Dai, dai, su. Ok, qui ripassiamo. Ok. E niente, ci dobbiamo aspettare. Ok, qua scendi. Ora risaliamo. E passiamo da qua. Vedi, ci sono anche questi piccoli puzzle, questi piccoli enigmi ambientali. Sono anche carucci alla fine. Certo, niente di estremamente complesso, giusto però. Ci stanno, secondo me ci stanno. Danno un po' quel tocco vintage. E ora voglio vedere la boss fight, ora ci divertiamo con la boss fight. Vabbè che il mio team è estremamente forte, quindi non so quale difficoltà possa avere in realtà. Però... Ah no, mi sa che qua... infatti. Qui c'è la torre dei Pluto di Final Fantasy 9. No. Ma dai, ma perché è scesa? Fanculo sto della camera. Spacchiamo il fiore. Non c'è più spazio nella borsa. E tua mamma è una grandissima... No, mi dissocio. Runa degli studi, dei frammenti di runa. Che cazzo sto droppando in questo posto? Cioè, tutte rune assurde, tra l'altro. Aumenta l'effetto magico dei frammenti di runa. Ah, ok. Scusa, sono salito qua solo per questo?
Ma non era una zona di trama? Scusa, e allora dove dovrei andare? Ah, devo andare dall'altro lato in realtà, perché questo io ho preso... aspetta un secondo. E da qua non posso scendere. Però da qua posso andare? No, ma qua mi sa che c'è qualcos'altro. Mi sa che qua c'è un altro forziere? Ah no, c'è l'uscita. Scusa, com'è? Ma non me la segnava l'uscita da qua. Che è un'uscita? Oddio, c'è un forziere là sotto. Madonna di Gesù Cristo, mi sta venendo un esaurimento questa borsa. Cioè, ho tutte le cure, che porca miseria. Il problema è che non ho cosa togliere. Letteralmente non ho cosa togliere. Togliamo questo. Simbolo elementale. Oddio. Questo cosa mi aumenta? Aumenta molto la resistenza agli attacchi magici. Vabbè, la copia praticamente dell'altro coso. Ah, ecco, vedi? Qua mi permette di tornare indietro. Eh sì, e devo uscire da quella parte allora. Devo uscire da quella porta. Sì, necessariamente. Oddio, mi ricorda effettivamente anche un pochettino il castello di Neclord questa parte. Ah, lì c'è un forziere, ma vabbè, lo raggiungeremo da qua. Ah, vedi dove siamo arrivati? Ora giustamente abbiamo la borsa piena. Allora, la cintura sfidante la possiamo togliere in realtà, perché la cintura sfidante già ce l'ho equipaggiata, quindi... Runa della fortuna benedetta. Cos'è la runa della fortuna benedetta? Ah, mi sa che già ce l'avevo. Questa qui è. Aumenta la fortuna del 20%. Io devo ancora... Allora, la fortuna probabilmente è collegata ai critici. Quindi, così come in altri giochi di ruolo, aumentare la fortuna mi aumenta la possibilità di fare critico. Tra l'altro lì c'è... Ecco qua, c'è un altro forziere. Simbolo di materia, questo l'avevamo già visto. Trucciolo di albero sacro. E qui c'è un bel salvataggio che sicuramente mi anticiperà la boss fight che andremo a fare adesso. Tutti sono curati, tutti sono a posto. Ok. Andiamo. Eccoci qua. Easy. Bene. E adesso non penso che il castello abbia un piano più alto di questo. Ci incontriamo di nuovo, vecchio mio. Il ladro che ha rubato il mio trono non può chiamarmi amico. Oggi mi vendicherò di Rad. Non è l'unico che cerca vendetta. Pagherai per quello che hai fatto al nostro villaggio. Ero preoccupato che te ne fossi andato da qualche parte con quei tuoi defunti, ma la situazione sembra sia a nostro favore. Due piccioni con una fava. E cosa intendi dire? Possiamo occuparci di te e della lente lunica del castello in un colpo solo. Oggi la fortuna ci sorride. Che assurdità. Hai commesso un grave errore a intrometterti tra noi. E tali errori vanno puniti. Sei tu il boss, vero? Con i tuoi redivivi. Oppure mi evochi Abomination, tipo. Ah no. Hai evocato la waifu col bicchiere di vino in mano. Ah no, minchia, l'ha corrotta.
Nessuno potrà intrufolarsi. Minchia, waifu incredibile. Ah, ecco, vedi, sta preparando l'arena. Guarda che mega waifu incredibile che abbiamo a nostra disposizione. Andiamo, quel Marcus, zitto zitto. Somo. Seja nado ni. Perché non si vede però? Gioco. Ah, ecco. Okay. Mi stavo un attimo preoccupando. Nanda? Che? Ah, è lei. I tuoi peccati continuano ad accumularsi, Dirad. I miei peccati? Questo è amore, come vedrai presto. Ti farò a pezzi. Se non hai intenzione di unirti ai miei schiavi, sarò semplicemente fuori. Devo... Oh, no. Guarda che gigolo, incredibile. Il boss più sexy che abbiamo mai affrontato per ora. Ma senti Lost! Allora, lei penso che faccia comunque attacchi magici, quindi possiamo tranquillamente attaccare. Proprio le salto palesemente sulle teste. Ah, si è recuperata parte degli HP. Non faccio tantissimi danni, purtroppo. Allora, con lei invece no, voglio vedere se riesco a evocare. Voglio vedere se riesco ad evocare il re scheletro. Vediamo se riusciamo a fare questa meccanica particolare. Senti come orgasmo. Madonna, ma guarda che gigol prepotente che ha. Oh mio Dio. Mi ha evocato praticamente tre boss. Ecco, ora posso fare difendi e rispondi. Tu invece continua ad attaccare normale. Tu pure. Tu invece lenti runiche, oddio. No, tu continua ad attaccare pure. Kuro ni iku ze! Wakatta! Kurai na! Kurai! Madonna mia! Sassuga! Dei danni! Ore no imoto da! Chokoyami! Ha morto addirittura quello. Vabbè, i danni ne fanno pochi in realtà, eh? Quindi possiamo gestirli abbastanza bene. Sono molto deboli in realtà. Molto deboli. Devo fare l'ultimo turno, mi serve. E possiamo tentare. Yatta!
possiamo tentare di evocare il re scheletro. Vabbè, lei fa pochissimi danni, siamo veramente a cavallo. Ci siamo. Vediamo se riusciamo a evocare il re scheletro. Perché è scritto può fallire. Quindi speriamo che non fallisca. Minchia, pensavo molti più danni. Niente, rip. Vabbè, possiamo attaccare. Oddio. Minchia. Mi ha lasciato correre il bicchiere. È la prima volta che mi muore Reina. Non mi era mai morta Reina in tutto il gioco. Pazzesca sta cosa. Successo. È la prima volta che mi va a terra Reina. Yamiu. Ok, HP gialli, dai, va bene. Dai, dai, HP gialli, su. Mi devo cambiare le rune. Ah, cioè, vabbè, le lenti a Marcus. Assolutamente. Devo mettere qualcosa di un po' più prepotente. No, ci sono i personaggi che hanno le lenti, che sono delle abilità uniche. E poi ci sono le rune, che sarebbero praticamente le magie, che sono quelle elementali. Fate conto che le lenti sono le tecniche e le rune sono le rune. E poi ovviamente ci sono gli attacchi combinati, perché ci sono gli attacchi combinati. Cioè, esistono anche gli attacchi combinati. Ecco, lei ora. Cioè, io praticamente posso usare le lenti runiche, che qui vengono incluse tutto. Infatti ci sono le tecniche, come questa qua, evocazione, esercito, redivivi, eccetera eccetera. Però ci sono anche le rune, che sono queste qua elementali, no? Quindi ognuno ha le proprie tecniche e le proprie rune. E in base ovviamente a quello che utilizzate, poi giustamente fate danni in base a quello che utilizzate. Esatto, ci sono tutte skill individuali che si possono combinare, quindi c'è un insieme di combinazioni che si possono provare e che si possono fare in generale. Infatti è questo che rende il gioco di Shuikoden, o comunque la serie di Shuikoden, è così bella, anche per questa possibilità di poter spaziare e di poter comunque ampliare i vostri attacchi e tutto. Ok, lei ha praticamente morta. Allora, io ho un po' paura, in realtà, che lei possa... Cioè, che ci possa essere un altro boss collegato. Quindi non voglio sprecare troppi HP. Perché quello stronzo di prima... Non lo devo combattere? Quello è strano. Lei ormai è morta.
con il suo jiggle fenomenale. Runa del vuoto. No, questa la dobbiamo prendere, la runa del vuoto. Dona la capacità di esercitare la magia dell'oscurità di livello 4-6 addirittura. Quindi è anche più forte della runa degli abissi. Minchia, si vola proprio. Eh sì, tolgo la fortuna benedetta, che tanto la fortuna non la sfrutto, quindi ce l'abbiamo fatta. Già, non so come. Cavolo, era fortissimo. No, non è vero. Torna da me, amore mio. Non senti le urla della sua anima che chiede salvezza? Quando la sua bellezza è cambiata, la sua vita finita, è stata costretta a rimanere in questo mondo contro la sua volontà. Il tuo amore non significa niente per lei. Quanto è importante la vita eterna per chi la rifiuta. Eccolo, minchia. Non preoccuparti, amico, finirai lei molto presto. Anche se ho l'impressione che tu sia appena stato lasciato. Ai. Perché voi maledetti guardiani dovete sempre mettermi i bastoni tra le ruote. Come? Ti sei intromesso in luoghi a cui non appartieni. E ora morirai una volta per tutte. Aia. Niente paura, guardiano. Se dovesse farti fuori, rinumerò il tuo cadavere e porterò a termine la nostra vendetta. Grazie, ma cercherò di farcela al primo colpo. È allucinante fatta sta battaglia. È veramente allucinante. Cioè, qualsiasi cosa faccio prendo danni. Vedi, questa storia non ti riguarda. E che qua se faccio libera lui ora si difende. Cioè veramente fatta male, letteralmente male. Cioè, perché tu qua tecnicamente devi scegliere sul prendere più danno o prendere meno danno. Cioè, questo è il discorso. Ora, se io qua faccio attacco, subisco un fottio di danni. Quindi devo fare così. Ecco, nessun guardiano mi ostacolerà. Quindi qua, attacco. Questa storia non ti riguarda, ragazzina. Quindi attacco pure. Nessun guardiano mi ostacolerà, attacco. Ecco, muori invece è counter. No. Ah no, invece si è fatta l'animazione, ma prenderò danno. Questa storia non ti riguarda. Attacco.
Ecco, nessun guardiano mi ostacolerà. Attacco. Qua muori. Di nuovo campo. Questa storia non ti riguarda. Attacco. Cioè, vedete, è praticamente subire più danni o meno danni, praticamente. Nessun guardiano mi ostacolerà. E qui libera. E abbiamo chiuso. Così funziona. Cioè, non c'è una... Non è come su... sui vecchi Shui Goden. È semplicemente un... cioè, gestire gli HP. Cioè, devi gestire i danni che prendi e devi saperli, diciamo, bilanciare. Fino a quando arrivi praticamente alla mossa finale, dove, dove praticamente lo sciocchi. Questo è, questo. Però le sequenze sono spettacolari. Le animazioni sono fatte da Dio. Nonostante tutto, sono fatte da Dio. Non è possibile. Hai profanato la mia casa. Sai quanto era speciale quel posto? Io non avevo niente, nessuno. Yarnan era tutto per me. E non ti permetterò di rovinarlo. Anche se i nostri occhi non lacrimano più, ricordiamo com'era avere un cuore e provare dolore. No, è mio, era tutto mio. Adesso eroverò il mio trono e i miei poteri. Stai lontano, non verrò sconfitto da gente come voi. E ciao Necklord. Palesemente Necklord. Addio Farabutto. Hai commesso tanti peccati, ma non dimenticherò di averti chiamato amico. È finita? Sembra che voi due abbiate avuto un bel passato. Una storia finita secoli fa. Parlarne adesso sarebbe inutile. La gelosia tocca, la gelosia distrugge. E un uomo ha perso un amico e la donna che amava. È una storia conosciuta. Quella è la lente grezza.